Ciao a tutti, oggi vi presento in breve un'introduzione all'API di YouTube, quindi vediamo insieme le basi per interfacciarsi via JavaScript ai servizi che YouTube ci mette a disposizione. Realizzeremo insieme un breve esempio funzionante di alcune cose che possiamo fare utilizzando l'API di YouTube. Quindi l'idea è di vedere insieme come fare a ricercare dei video usando JavaScript. Partendo dai risultati che la ricerca ci ritorna, embeddare uno di questi video dinamicamente in una pagina e sempre da JavaScript controllare il player facendo in modo che il player reagisca a quello che noi vogliamo che faccia all'interno della pagina. Quindi, fondamentalmente, l'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere con questo tutorial è più o meno questo. Quindi voglio avere un campo di testo in cui inserisco una chiave di ricerca. Effettuo una ricerca su YouTube, ricevo in cambio dei video, inserisco uno di questi video nella pagina e lo faccio partire automaticamente. Oltre a questo, vedremo insieme poi altre cose che possiamo fare per controllare il player di YouTube. Quindi, partiamo da una pagina. Fondamentalmente, ho preparato uno scheletro che contiene già lo script dell'API di YouTube e jQuery che useremo per snellire un pochino il codice che andiamo a scrivere. Ok, quindi nella nostra pagina c'è un campo di testo in cui andremo a scrivere la nostra query di ricerca per YouTube, un pulsante che lancia la ricerca e poi ho messo un div in cui andremo a inserire il player di YouTube embeddato e poi una lista in cui inseriremo tutti i titoli dei video che YouTube ci ha ritornato. Quindi quello che facciamo adesso è di aggiungere un handler al click per il pulsante Go. All'interno del quale prendiamo il valore della nostra query di ricerca dopodiché facciamo una richiesta Ajax a YouTube, quindi usiamo getJSON di jQuery perché vogliamo che YouTube ci ritorni i dati in JSON, visto che è più semplice gestirli da JavaScript così. Quindi questo è l'URL del servizio di ricerca lato API di YouTube. Gli passiamo la nostra query di ricerca, che è importante che encodiamo per l'utilizzo all'interno di un'URL, per cui usiamo Encode URI Component di JavaScript per fare in modo che se anche ci sono dei caratteri all'interno del campo di testo che non sono validi in un'URL, vengano comunque convertiti nel set di caratteri valido. Oltre a questo, possiamo passare all'API di YouTube anche una serie di altri parametri, come ad esempio il metodo da usare per l'ordinamento dei risultati. In questo caso usiamo Relevance per fare in modo che i video che YouTube ritiene più importanti vengano ritornati per primi. Dopodiché ci sono due parametri obbligatori che sono la versione dell'API da usare, in questo caso usiamo la 2, e il formato con cui restituire i dati, quindi in questo caso usiamo JSON, come vi dicevo. Oltre a questo, possiamo specificare ad esempio anche il numero massimo di risultati che vogliamo, che in questo caso mettiamo fisso a 10, e anche possiamo specificare a YouTube di tornarci soltanto video appartenenti a una specifica categoria, quindi in questo caso, per esempio, potremmo decidere che vogliamo solo video musicali. A questo punto vediamo insieme che cosa ci restituisce YouTube a seguito di una richiesta del genere. Quindi stampiamo in console la risposta e andiamo a vederla insieme. Quindi ricarico la nostra pagina, inserisco una query di ricerca che è la stessa di prima, eseguo la richiesta YouTube e questa è la risposta che mi ritorna. Quindi c'è un oggetto con dentro all'interno un oggetto feed all'interno del quale c'è un array di 10 entry che sono effettivamente i 10 risultati della mia ricerca. C'è una serie di altri campi, diciamo, un po' meta, come ad esempio il numero di item per pagina nel caso in cui io volessi gestire la paginazione dei risultati. Ma di sicuro quello più importante è l'array entry all'interno del quale ci sono i miei 10 risultati di ricerca. Ognuno di questi è fatto in questo modo. Ha ad esempio l'autore del video su YouTube, che di fatto è l'utente di YouTube che ha caricato il video, la categoria, che
Per cui, ad esempio, siccome abbiamo chiesto video musicali, ovviamente i video ritornati hanno categoria music. In realtà, quello che interessa a noi oggi, per il nostro esempio piuttosto semplice, è di utilizzare il titolo del video che vogliamo mostrare nella lista con tutti i titoli e l'ID YouTube del video. Quindi, vogliamo avere l'ID del video su YouTube per poterlo passare sia al player da embeddare che, ad esempio, anche per inserirlo nella lista in modo da rendere tutti gli elementi della lista selezionabili. Quindi all'interno dell'elemento media dollar group c'è un oggetto YouTube video ID che contiene proprio l'ID del video su YouTube. Quindi le property che noi andremo a usare all'interno degli oggetti che ci ritorna YouTube sono il titolo e il video ID. Quindi quello che facciamo ora adesso è un ciclo che itera su tutti gli elementi della risposta di YouTube, quindi sui nostri 10 video, e per ciascuno di questi andiamo ad aggiungere un li alla nostra lista. A ciascuno di questi elementi della lista assegniamo anche un ID, che ci tornerà utile in seguito, e come ID usiamo l'ID del video su YouTube. Quindi come vi dicevo è dentro il campo media$group.youtube$videoid tipicamente per le API di YouTube il valore effettivo dei campi che potreste voler utilizzare si trova quasi sempre all'interno di un campo $OT all'interno degli oggetti, per cui vale sia per il video ID che vediamo anche per il titolo del video. Quindi nel nostro caso sarà fatto così. Il titolo del video sarà response.feed.entry l'indice i.title.$OT. Chiudiamo il tag. E adesso se io ricarico la pagina e eseguo un'altra richiesta YouTube, sempre con la solita query, ho all'interno della mia lista i titoli dei 10 video che YouTube mi ha ritornato. Se poi vado anche a ispezionare gli elementi, vedo che ciascuno degli elementi lì ha come ID l'ID del video di YouTube. Quindi a questo punto quello che voglio fare è di inserire un video all'interno della pagina. Quindi posso usare l'ID del video per caricare un iframe che avrà all'interno il player di YouTube. A questo scopo creiamo una funzione che chiamiamo playVideo, che prende come parametro appunto l'ID del video di YouTube. Quello che facciamo è di iniettare all'interno del nostro div che si chiama player content un iframe contenente il player video di YouTube. Quindi specifichiamo l'altezza del frame e costruiamo dinamicamente l'URL che il nostro iframe del player dovrà utilizzare come sorgente. Quindi di fatto questo basterebbe, scritto così, per avere il player di YouTube embeddato con un video, però siccome vogliamo anche controllarlo da codice, è importante che passiamo alcuni parametri all'URL dell'embed di YouTube per specificare che vogliamo avere un player controllabile da JavaScript. Quindi dobbiamo dirgli enable JS API e passiamo il valore 1. Quindi mettiamo anche il bordo del frame dell'iframe vuoto, quindi
Quindi a questo punto, così facendo, io vado a iniettare il player di YouTube all'interno del mio div. Quello che faccio qui adesso per iniettare il player con la prima canzone che è stata trovata, di fatto faccio questo. Chiamo la mia funzione playVideo, passando l'ID del primo lì della mia lista, quindi. Prendo il primo degli elementi lì all'interno di VideoList e ne ricavo l'ID. E lo passo direttamente alla mia funzione playVideo, che si occuperà di iniettare il video, di iniettare l'embed all'interno della pagina. Quindi se ricarico la pagina, a questo punto io mi aspetto di eseguire la solita query e di trovarmi la lista di video e sulla destra il player embeddato. Per cui, a questo punto sono in grado di ricercare video su YouTube e di inserire il player all'interno di una pagina. Quello che voglio fare è, per esempio, nel mio caso, di fare in modo che il player, come abbiamo visto prima, parta automaticamente quando viene inserito nella pagina. A questo scopo utilizzo l'API JavaScript del player di YouTube e faccio in modo che si possa controllarlo da codice, anziché obbligare l'utente a dover cliccare sul player per far partire il video. Quindi quello che faccio è istanzio un oggetto YouTube.player, che è l'oggetto che l'API di YouTube ci mette a disposizione per controllare un player. Gli passo come parametro l'ID del div, l'ID dell'iframe all'interno del quale si trova il player. E una serie di parametri che lo configurano. Quindi, ad esempio, nel nostro caso, io voglio passargli una serie di callback da eseguire quando si verificano determinati eventi sul player. Quindi, ad esempio, quello che voglio fare io, come vi dicevo, è far partire il player automaticamente, per cui specifico un callback per quando il player è pronto e quindi è in grado di essere avviato. Quindi, quando viene scatenato l'evento ready del player, che indica che il player è pronto a essere avviato, quello che faccio io di fatto è avviare automaticamente il player. Quindi a questo punto, se io ricarico la pagina e rieseguo di nuovo la mia query di ricerca, il player viene embeddato come prima, ma questa volta parte anche automaticamente. Con l'API del player posso fare anche una serie di altre cose, come ad esempio quello che potrei voler fare nel nostro caso è fare in modo che ogni qualvolta un video termina, venga automaticamente riprodotto il successivo nella lista. Quindi posso usare il meccanismo di callback che mi offre l'API del player di YouTube in risposta ai cambiamenti di stato del player. Quindi c'è un evento onStateChange del player sul quale io posso registrare un callback che verrà invocato ogni qualvolta il player cambia stato, quindi quando il player termina la sua riproduzione, ma anche ad esempio quando il player viene messo in pausa dall'utente. Quindi nel nostro caso quello che ci interessa è ottenere lo stato del player con getPlayerState e lo stato che interessa a noi è lo stato ended, che è quello in cui si trova il player quando ha terminato la sua riproduzione. Ora, quello che voglio fare è ricavare l'ID del video appena terminato. E da questo poi ricavare l'ID dell'elemento della lista, quindi questo è il motivo per cui ho inserito come ID degli elementi della lista l'ID del video. Dopodiché ricavare l'ID dell'elemento successivo all'interno della lista e passarlo a playVideo. Purtroppo l'API del player non ci consente di ricavare subito, immediatamente, l'ID del video. Ci consente però di recuperare l'URL del video, dal quale poi riusciamo a ricavare solo l'ID. Quindi quello che facciamo è questo. Ricaviamo prima l'intero URL del video e da questo poi andiamo a estrarre l'ID del video. Siamo abbastanza fortunati nel senso che l'ID del video si trova sempre alla fine dell'URL e
la parte prima è sempre uguale, per cui riusciamo comunque a ricavare l'ID del video in maniera abbastanza semplice facendo questo. Di fatto, quindi, questa parte di URL è sempre uguale e l'ID del video, che è quello che interessa a noi, si trova sempre dopo questa parte di testo. Quindi, tagliandola dall'URL del video, noi ricaviamo solo l'ID, che è quello che serve a noi. A questo punto posso andare a recuperare il tag lì che ha come ID il video ID. E quello che interessa a me è l'elemento successivo nella lista. L'elemento successivo quindi avrà come ID l'ID del video che io voglio riprodurre a seguito della conclusione del video appena terminato. Per cui se io passo l'ID del video successivo a play video, una volta che il video in esecuzione è terminato e che quindi è stato scatenato l'evento on state change e il player si trova in stato ended, io andrò in questo modo a ricavare l'ID del video successivo e lo passerò a play video per lanciare l'esecuzione del video successivo nella lista. Quindi se io vado a ricaricare la pagina, eseguo la solita query di ricerca, il player parte automaticamente come prima. Se io a questo punto faccio avanzare il video fino alla sua conclusione, quando il video finisce, viene automaticamente caricato il video successivo. Quindi un'altra cosa interessante che potrei fare, per esempio, per controllare, per rendere ulteriormente interattiva la mia applicazione, potrebbe essere aggiungere un handler a ciascun elemento della lista per fare in modo che sia possibile cliccare su un elemento della lista e lanciare l'esecuzione del video corrispondente. Grazie alla funzione play video che abbiamo scritto è estremamente semplice, nel senso che io posso aggiungere un callback sul click a ciascun elemento della lista e di fatto, oltre a prevenire il comportamento di default sul click, quello che voglio fare è lanciare play video passando come parametro l'ID del video dell'elemento lì che è stato appena cliccato. Quindi così facendo, grazie alla funzione play video che abbiamo scritto, io con una riga di codice di fatto ho reso interattiva e cliccabile tutta la mia applicazione, perché a questo punto, se io ricarico la pagina e ricarico la mia lista di video, io posso cliccare su uno qualunque dei miei video e il player automaticamente caricherà il video associato a ciascun elemento della lista. Quindi questo conclude la nostra breve introduzione all'API di YouTube e del suo player, in cui abbiamo visto brevemente alcune delle cose che si possono fare con la ricerca su YouTube e con il player di YouTube e come possiamo controllarlo da un'applicazione JavaScript. Questi sono alcuni dei miei riferimenti. Per quanto riguarda il nostro tutorial, il più interessante probabilmente è questo, che è un progetto che ho sviluppato che di fatto fa quello che abbiamo appena visto insieme, nel senso che ha un campo di ricerca all'interno del quale io posso inserire una query che poi viene eseguita, tra le altre cose, su YouTube e che poi utilizza i metodi che abbiamo visto dell'API di YouTube per embeddare un player all'interno della pagina e lanciarlo automaticamente. È un progetto open source, è stato su GitHub, quindi se volete contribuire, ben volentieri. Grazie dell'attenzione.